Buona giornata e buona lettura, se vorrete, di questo numero di Vita Trentina. Alcuni servizi sono dedicati alla riapertura in sicurezza della fase 2 e li abbiamo raccolti sotto il titolo di copertina Un passo alla volta. E questo l'appello anche dei Camici Bianchi, medici e infermieri che nel 1º maggio insieme ai sindacati hanno rilanciato appunto l'invito alla sicurezza sul lavoro perché i sacrifici dei colleghi non siano stati vani. E poi di ripresa parliamo anche in relazione al welfare. Un esperto trentino, il professor Fabio Folgheraiter, ha scritto un saggio su questo. E anche il dottor Fabio Cembrani, medico contagiato, si chiede quali sono le sfide per la sanità dopo la pandemia. Una testimonianza toccante è quella di un'infermiera che in bicicletta ogni mattina si reca da Besagno di Mori all'ospedale di Rovereto. Di virus parliamo anche in relazione all'Africa, dove il Covid è soltanto uno dei tanti flagelli. Firma per noi questo servizio il missionario padre Gabriele Ferrari. E poi le sfide pastorali affrontate nella prima puntata del videodibattito Sospesi e anche nella riapertura delle chiese al centro dell'attenzione dei consigli pastorali. In prima pagina non poteva mancare anche su Vita Trentina la foto dell'orso che si è arrampicato sul balcone di una casa a Calliano. Ne parliamo all'interno di una pagina più ampia sugli animali che si riprendono la città. Con questo è quasi tutto, vi lascio alla lettura di Vita Trentina e vi auguro una buona giornata.